Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Quando un giorno sta volgendo ormai al termine e un altro sta per cominciare, ma chi sei, Marzullo? Chi se lo ricorda Marzullo quando con questa frase apriva la sua trasmissione? E niente, sono qui in questa atmosfera diversa, in questo ambiente diverso per fare un video diverso, e perché vi voglio lanciare una provocazione e poi ve la spiego. Si può vivere senza fumetti Bonelli? Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Allora, do il benvenuto a tutti i nuovi iscritti perché siamo in road to 7000 ragazzi, siamo in road to 7000, quindi iscrivetevi, condividete, mettete mi piace, insomma, siamo lo comincio a vedere lì giù in fondo il 7000. E vi voglio dire di non perdervi il Tre Chiacchiere di domani perché è una donna, è un'artista eccezionale ed è in libreria in questo momento con un fumetto che è un gioiello. E poi gli acquisti fumettosi di domenica, perché vi spiegherò bene cosa succederà la settimana prossima. Allora, la mia provocazione qual è? La mia provocazione è ovviamente si può vivere senza i fumetti Bonelli, come si può vivere senza televisione, come si può vivere senza tante altre cose che sono di contorno. E le cose importanti sono altre. La mia provocazione era per dire: o tu non leggi i fumetti, ma se hai letto i fumetti e se sei cresciuto con i fumetti Bonelli, se sei cresciuto con questo formato, che non a caso appunto si chiama Bonellide, se sei cresciuto con questo odore, se sei cresciuto con questi personaggi, se sei cresciuto con queste storie, che poi possono essere più o meno valide, ci sono dei periodi in cui magari il personaggio dà il meglio, dei periodi di fiacca, però sono dei momenti dell'altalene. Io per esempio penso a Tex, penso a Dylan Dog, penso a Martin Mister, torna Rick Rider adesso, e fumetto Bonelli per chi ha una certa età, e spero che lo diventerà anche per le nuove generazioni, è qualcosa di importante, qualcosa che fa parte della nostra vita, è qualcosa con il quale siamo cresciuti. Io non riuscirei a smettere, cioè posso dire, non so, compro 5 testate, ho problemi economici, mi riduco a 2, mi riduco a 1, ma non posso smettere. Cioè la gioia di sapere che il 5, il 7 del mese va in edicola e esce il nuovo numero di Tex, che lo compro da una vita. Non è importante chi sia il disegnatore, non è importante chi è che l'ha scritto, non è importante se la storia sarà la migliore in assoluto di tutti e 73 gli anni o sarà la peggiore di tutti e 73 gli anni. L'importante è questo rito di andare in edicola e andare a comprare il fumetto Bonelli. La mia non può essere un video di esaltazione, perché quando fanno le cavolate, spesso le fanno, e credo che ne abbiano fatta un'altra, perché non ho ancora guardato, non ho ancora preso in mano il raccoglitore delle strisce, ma dai video che ho visto, non mi potrò sbagliare, lo scoprirò domenica con voi, non mi sembra che abbiano fatto proprio una cosa sopraffina. Però per dire che l'ho criticata, quando c'è stato di criticarla, l'ho criticata, ma questo è un video che è un video d'amore nei confronti del fumetto, che in Italia è in maggior parte rappresentato dal fumetto Bonelli. E io non riuscirei a vivere, cioè nel senso, o smetto di comprare i propri fumetti, smetto di leggere i fumetti, ma se continuo a leggere i fumetti, se continuo a comprare i fumetti, io, cioè questo odore, io non c'è, cioè, l'odore di un Dylan Dog, l'odore di un Tex, l'odore della stampa, dell'inchiostro di un Bonelli, io non riesco a, cioè non posso farne a meno, non lo so se riesco a spiegarmelo, non so neanche bene che cosa volevo comunicarvi. Volevo comunicarvi questa mia emozione perché ho comprato i fumetti l'altra settimana e mi è venuta in mente l'idea di parlarvene. Ho comprato i fumetti e tra tutti i fumetti, avete visto che pila di file di fumetti che c'è tutte le domeniche, però quelli Bonelli sono, come a dire, questi sono quelli di famiglia e poi ci si aggiungono tutti gli altri. No, non si può stare senza, io non potrei stare senza fumetto Bonelli, almeno uno, non riuscirei a rinunciare, cioè ormai fa parte di me, fa parte del mio DNA, della mia cultura, della mia esperienza, della mia vita, e quindi
pensavo, ma quanto è diventato importante per un lettore di fumetti? Poi certo, se hai 17 anni e hai letto sempre solo manga in vita tua, pu puoi vivere tranquillamente senza fumetto Bonelli. Però se sei un amante dei fumetti a 360 gradi e hai una certa età, non puoi più farne a meno. Puoi ridurre le testate se pensi che i prezzi siano troppo alti, se pensi che ci sia, non lo so, magari una testata non ti convince più, ma non li puoi eliminare. Io almeno non ci riesco. Non so se voi ci riuscite, se voi riuscite a capire che cosa. Perché, ripeto, comprando gli ultimi numeri della scorsa settimana, io mi sono ritrovato a pensare a quanto sia importante la storia, i disegnatori, tutti i disegnatori che abbiamo passato, tutte le storie che abbiamo passato, tutte le vicissitudini. E quando c'era il giornale di Sergio Bonelli all'interno del fumetto, di tutti i fumetti, c'era il giornale di Sergio Bonelli alla fine a colori, e i cambi di formato, i cambi di copertina, i cambi di copertinisti. Ma questa è la nostra storia. Ma quando vai a recuperare e riprendi in mano il numero uno di Mister No, riprendi in mano il numero uno di Martin Mister, riprendi in mano il numero uno di Dylan Dog, il numero uno di Nick Rider, ma non è più solo un fumetto. Non è più solo un fumetto, è parte della storia d'Italia, è parte della nostra storia, è parte del nostro DNA. E quindi ripeto, fanno un sacco di cavolate e io tutte le volte sono lì pronto a dirle. Ho fatto anche dei video severi nei confronti di Bonelli e ho detto anche quando fanno le cose fatte bene, ho detto le cose bene, ma questo esula dal fatto. Non sto parlando di fumetti buoni o fumetti cattivi o fumetti pessimi, sto parlando di amici, cioè di Tex, di Landog, Nick Rider, Martin Mister, e poi ci sono tutti quelli che sono durati di meno, che però ci sono, Dampier. Io ad Dampier sono legato di meno perché ci sono arrivato dopo. Nathan Never. Cioè, capito, ragazzi, come fai a stare senza i fumetti Bonelli? Non lo so, io non ci riuscirei, io non posso, non potrei stare, ripeto, potrei ridurre, potrei eliminare qualche testata. Ma per esempio Tex, io non, è un rito, non potrei proprio stare in edicola, senza, cioè andare in edicola o pensare che è l'inizio del mese e io non vado a comprare Tex. E lo apro e sento quell'odore e mi ricordo quando di corsa andavo a vedere l'ultima di copertina per andare a vedere il titolo e la copertina del numero successivo. Cioè sono emozioni che fanno parte di noi. E quindi, niente, non lo so, io ho fatto queste riflessioni nell'ultima settimana, mi sono trovato a pensare ai fumetti Bonelli, all'importanza dei fumetti Bonelli nella mia vita, nella vita di un lettore. E quindi, non lo so, è come se ne volessi parlare con voi, è come se volessi condividere questa mia cosa con voi e sentire voi che cosa ne pensate. Quanto siete legati al fumetto Bonelli? Quanto per voi è importante il fumetto Bonelli? Riuscireste a rinunciare? Cioè, se leggete un fumetto Bonelli da anni, riuscireste a smettere completamente, non comprare più nessun Bonelli, non sentire più questo odore, non toccare più le copertine, a vedere i disegnatori, non lo so, ci riuscireste? Io credo di no. Io sono sicuro che non ci riuscirò, ma credo che non ci riuscireste neanche voi, non lo so. Smentitemi, se pensate di sì, smentitemi. Se mi dite, io da domani potrei anche non comprare mai più i Bonelli e non ne sentirei minimamente la mancanza. E non è solo un fatto di collezionismo, perché io sto recuperando per la terza volta le mie collezioni e sto recuperando quello che trovo, prima ristampa, seconda ristampa, quello che trovo, trovo, perché ormai dopo che l'hai venduta per ben 2 volte tutta la tua collezione, c'hai tutti i numeri originali 30 anni fa. Tutti i numeri uno, tutti i numeri originali, tutti in perfetto stato da edicola, capito? E poi li hai comprati, cioè poi li hai venduti, poi li hai ricomprati 20 anni dopo, poi li hai rivenduti di nuovo. A oggi voglio solo riavere i miei compagni con me, poi che siano la prima stampa, la seconda stampa, la prima edizione, la terza ristampa, non mi interessa. Tanto il fumetto quello è, il personaggio quello è. E poi ci sono i cartonati, poi ci sono adesso tutte le iniziative collaterali di Bonelli, ma io parlo proprio del Bonellide, parlo proprio di quello in formato Bonellide che esce tutti i mesi e che ci tiene compagnia da 1 anno, 2 anni, 5 anni, 10 anni, 20 anni, 30 anni, 40 anni. E non a caso sto continuando ad annusarlo, perché si dice che l'olfatto sia uno dei sensi che scatena di più il ricordo di una sensazione. E niente, io
non lo so, ve la volevo condividere così, l'ho improvvisato, non mi sono scritto niente, volevo andare sull'onda dell'emozione per farvi capire quanto per me sia importante il fumetto Bonelli come amico, come presenza nella mia vita, alla quale non voglio e non posso rinunciare. E ero curioso di sapere voi, lettori di fumetti, se li leggete, non li leggete, se li avete mai provati, e chi li legge, se riuscireste a mollarli, a vivere senza. E chi non ha mai letto un Bonelli non ha la curiosità di provarlo. C'è questa casa di produzione di fumetti che va avanti da più di 70 anni, non siete curiosi di provarlo? Magari c'è un personaggio che vi piace, Drago Nero, non lo so, però entrare in questo mondo incredibile, in questa cerchia incredibile di amici, di persone appassionate che si ritrovano in questa passione per questo tipo di fumetto, neanche per questa casa editrice, perché vi ripeto, non è che siamo sempre d'accordo con Bonelli, però con questo tipo di fumetto, con questa esperienza, ecco, con l'esperienza del fumetto Bonelli, non con la Sergio Bonelli editore, con l'esperienza del fumetto Bonelli. L'esperienza del fumetto Bonelli, secondo me, è qualcosa di insostituibile al quale io non posso rinunciare.